E se ne va, la capolista se ne va. Andiamo ragazzi, che vittoria, che sofferenza. Cosa cavolo abbiamo fatto? Cosa abbiamo combinato? Subiamo un gol dopo 6 partite. Dopo 6 partite perdiamo il clean sheet, ma non importa, l'importante era la vittoria. Ho sofferto un sacco, ragazzi. E adesso siamo primi in classifica in attesa della partita di domani dell'Inter. Voi non potete capire quanto io stia godendo. La godura che sto provando in questo momento è qualcosa di indescrivibile, ragazzi. Prima di iniziare con questo post partita che esce un po' più in ritardo, esce un po' più tardi rispetto al solito, però ero via, non ero a casa, sono appena arrivato a casa, mi sono messo subito qui a registrare, scusatemi del piccolo ritardo, però appunto ero fuori casa. Prima di iniziare, ragazzi, con questo post partita, mi raccomando, massimo supporto, like, arriviamo almeno con 5 mi piace, iscrivetevi tutti quanti perché dobbiamo arrivare ai 300 iscritti il prima possibile. Poi commentateci un attimo la vostra sulla partita, ditemi un attimo come avete visto la Juve dei nostri ragazzi. Allora finisce qui, ragazzi, finisce qui. Finisce qui. 2-1. Gol di Bremer e Rugani. Bremer e Rugani, ragazzi. Bremer e Rugani. Ancora una volta, una super difesa. Una super difesa. Sì, ovviamente in fase difensiva, ma soprattutto in fase offensiva. Perché ancora una volta i difensori ci decidono le partite. Perché se contro la Fiorentina, se contro il Milan, se contro il Verona, la vittoria era stata merito soprattutto dei difensori per la grande prova fatta nel reparto difensivo oggi. È tutto il merito dei difensori, sia per la prova fatta a livello offensivo, ma soprattutto per la prova a livello offensivo, perché troviamo tutti e due gol da palla inattiva, da punizioni, e una punizione, una calcio d'angolo, e veramente dei gol straordinari, delle azioni straordinarie. Sono veramente contento per Bremer e per Rugani. Come vi detto, l'importante era vincere, perché adesso, ragazzi, siamo primi. Siamo primi. Siamo primi a più uno dall'Inter che gioca domani contro il Frosinone. Io adesso ovviamente non voglio star qui a dire, però occhio, per quello che ha dimostrato, che ha fatto vedere il Frosinone in queste prime uscite, io non voglio dire nulla. Però se Sulé, Reinier, Khedira, Caio Jorge, Mazzitelli, Turati in porta sono in forma, non dico una vittoria del Frosinone, ma un pareggino. Un pareggino, secondo me il Frosinone potrebbe anche farlo. Poi è ovvio che l'Inter ha una rosa di qualità maggiore. Però occhio, ragazzi. Comunque torniamo concentrati sulla partita della Juve. Poi della partita del Frosinone ne parleremo domani. Allora, è stata una partita giocata malissimo. Sotto livello tecnico-tattico, una partita giocata male. Una partita disgustosa come sempre. Ma a noi ormai avete capito, se mi seguite da diverso tempo, avete capito come a me del gioco mi interessa zero. 0-0-0, del gioco non mi interessa nulla. A me interessa il risultato, a me interessa la vittoria. Poi è ovvio che preferirei vincere 4-0 vedendo la Juventus che gioca un calcio straordinario, calcio champagne. Però anche vincere 2-1, 1-0, giocando male, non importa. A me va bene lo stesso perché alla fine dei conti l'importante è la vittoria, l'importante sono i 3 punti. Oggi siamo riusciti a portarli a casa. Era una partita da non sottovalutare perché io l'ho sempre detto ed è sempre che lo dico. Se te vuoi vincere lo scudetto, sono queste le partite che devi vincere. Contro il Frosinone, contro il Cagliari, contro il Bologna. Sono queste le partite che devi vincere, non sono gli scontri diretti. Perché se te vinci contro il Cagliari, contro il Bologna, contro il Frosinone, con tutto il rispetto per queste squadre, e poi perdi contro il Napoli, contro l'Inter, contro il Milan, alla fine te lo scudetto lo puoi vincere lo stesso. Però se te perdi punti in queste partite, dopo te, sotto il punto di vista dello scudetto, sei fottuto. Ed è vero, ragazzi, perché i punti importanti sono in queste partite, quindi era importante vincere. Ripeto, abbiamo giocato male, però ancora una volta una grandissima prova della difesa. Szczęsny, che si è visto un po' meno della partita contro la Fiorentina, però vabbè, comunque quando è stato chiamato in causa, a parte il gol di Goldalinga dove poteva farci veramente poco, per il resto è stato bravo Tech. Poi la difesa, Bremer, Gatti, Rugani, cosa vogliamo parlare? Cioè, Bremer e Rugani trovano il gol veramente molto molto bene. Gatti per fortuna non si è fatto ammonire perché era diffidato. Se si fosse fatto ammonire avrebbe saltato la partita contro l'Inter. Fortunatamente non si è fatto ammonire, grande Gatti, per fortuna ragazzi. E niente, io sono contento, sto godendo perché ho sofferto, come detto ho sofferto. Abbiamo comunque meritato la vittoria. Abbiamo giocato male, però non potete venire a dirmi che il Cagliari ha meritato la vittoria. Assolutamente no. Abbiamo meritato noi la vittoria. Meritavamo di vincere. Potevamo giocare meglio. Dovevamo far meglio. Però non importa, ragazzi. Quello che conta alla fine è 3 punti. Adesso c'è una settimana e mezza di stop per le nazionali. E poi quando si torna, domenica 26 novembre,
c'è lo scontro diretto, c'è il big match, l'Arena Stadium contro l'Inter, dove lì sì che bisogna fare 3 punti. E lì, se vinciamo anche lì, ragazzi, calma. Però se vinciamo lì, io potrei spaccare qualcosa, ragazzi. E niente, la godere tanta, sono veramente molto molto contento, perché nel corso del secondo tempo sono entrati Nicolus e Ealing. Ealing si è rivisto dopo praticamente 10 partite, sono contento per Ealing, è finalmente tornato in campo. Ed è entrato anche Nicolussi, ha debuttato questa stagione Nicolussi, ragazzo che a me piace molto, e spero che adesso con le squalifiche di Pogba e Fagioli possa trovare più spazio, più continuità. E niente ragazzi, io adesso sono caldo, come sentite sono molto agitato, perché ho sofferto veramente molto, quindi ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di buttare fuori tutta l'energia, tutta la rabbia, diciamo tra virgolette, che ho dentro. E niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo contenuto, vi ricordo like, iscrizione e commentino. Noi ci vediamo lunedì con le pagelle, quindi domani nessun contenuto, ci vediamo direttamente lunedì con le pagelle di questa partita. La godere tanta, perché almeno fino a domani alle 20:45 noi siamo primi in classifica, e speriamo che domani il Frosinone possa vincere o anche pareggiare a San Siro contro l'Inter. Detto questo ragazzi, vi saluto, grazie mille per la visione, bella.